una nuova rubrica della Web TV Piero da Saronno. Forse gli spettatori ricorderanno che da qualche tempo sul palinsesto sono stati presentati 4 incontri, un'ambiziosa breve storia dell'urbanistica con il modello della città greca, romana, medievale e ideale rinascimentale. La nuova proposta di oggi segue, si collega idealmente con questa prima rubrica per proporre un altro argomento, spero di interesse, la storia del giardino architettonico, con un ambizioso titolo, La aiuola delle idee, proprio per voler trattare nel corso dei secoli come anche il giardino, giusto complemento delle dimore signorili, ha avuto una sua storia e una sua evoluzione. Allora cominciamo proprio con il giardino nell'antichità, che è la parte più, come dire, antica di questo percorso che proponiamo oggi con il filmato. Dobbiamo subito precisare alcuni termini che fanno parte di quello che è il lessico dell'arte del giardino. Si intende arte topiaria, quella della potatura delle piante secondo certi schemi, secondo certi disegni, che vogliono piegare la natura a quello che è l'intelletto, a quella che è la forza della mente umana. E allora avremo diversi esempi di come l'arte topiaria, con questo termine di derivazione greca, ha saputo potare e formare le piante secondo un preciso progetto appunto degli architetti e dei giardinieri che hanno creato questi luoghi di delizia. Un altro elemento fondamentale in termini proprio di terminologia dei vocaboli è il discorso dello strano legame, o meglio dell'insolito legame, che si crea tra il termine giardino e paradiso. Gli antichi usavano nel mondo ebraico, nel testo biblico, quando parlano del Eden, Gan Eden, il luogo della delizia, indicando appunto il paradiso terrestre, dobbiamo ricordarci che il termine paradiso è un termine di origine iranica, quindi di lingue appunto medio orientali, che aveva il significato preciso di dire luogo circoscritto a vantaggio del Signore. Sostanzialmente, allora, la radice etimologica della parola giardino, Gan Eden, il luogo dell'Eden, è stato poi dai saggi ebraici, attraverso un vocabolo greco, tradotto con il termine paradeisa, che è l'equivalente del nostro moderno paradiso. Si crea così, da un punto di vista linguistico, un profondo legame, da un punto di vista lessicale, tra il termine giardino e paradiso. E allora possiamo capire subito come, parlando di paradiso terrestre, noi stiamo parlando di quella che è la prima e più antica forma appunto di giardino, il giardino dell'Eden. E cominciamo appunto con questo primo filmato che ci introduce al discorso del giardino nell'antichità. I primi esempi che scorrono in questo momento dimostrano saggi moderni evidentemente di come l'arte topiaria può modificare le sieti per dare a loro forme veramente insolite o forme geometriche piuttosto che forme anche addirittura animalesche. Nel particolare esempio di questa siepe potata d'elefante che richiama proprio la forma di un elefante, bisogna anche ricordare che qualche volta ci sono dei sostegni metallici che permettono di dare questa particolare forma alla siepe che viene potata. Però, anche con lo scorrere delle immagini, penso a questa immagine dove addirittura il giardiniere ha potato una pianta in forma di macchina da Formula 1. Anche qui c'è un supporto metallico che costringe i rami della pianta, della siepe, a assumere questa forma. Dicevo prima che l'arte topiaria è proprio quest'arte antichissima, che ha origine nel mondo antico, di potare le piante per dar loro una forma prestabilita. Ed è, come dire, la grammatica di base di quella che è la formazione di qualunque giardino. E allora avevamo detto che da un punto di vista lessicale giardino e paradiso sono sostanzialmente equivalenti da un punto di vista della radice etimologica, e allora dovremmo ricordare che la storia del giardino comincia proprio nel giardino dell'Eden, il primo storico giardino in cui avviene quello che è l'inizio della creazione secondo il dettato biblico. In questo dipinto di un famoso pittore fiammingo vediamo quella che è proprio l'ambientazione. Vediamo nel gruppo delle figure dipinte Adamo ed Eva alla presenza del Padre Eterno in un luogo lussureggiante, il famoso giardino dell'Eden, dove ha inizio la storia dell'umanità secondo il linguaggio leggendario e figurativo appunto del testo biblico. Una seconda immagine riproduce il famosissimo peccato originale di Michelangelo Buonarroti nella volta della Sistina. Ecco, in questo caso Michelangelo concentra tutta la sua attenzione figurativa
in quello che è il momento, come dire, topico del peccato originale, quando Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito, e vediamo che il suo interesse per il giardino dell'Eden, dove il fatto biblico avviene, è di scarso valore figurativo, perché Michelangelo rappresenta soltanto la pianta del bene e del male, è un paesaggio neutro che fa da sfondo al suo Eden nella volta della Sistina. Anche nel mondo antico, forse cominciando da quello appunto egizio, sicuramente possiamo avere notizie di qualche tentativo di sistemazione di parchi e giardini in quelle che sono le dimore dei faraoni. Un rarissimo reperto pittorico ci mostra, come le immagini appunto evidenzia in questo caso, come gli egizi o l'artista egizio avesse pensato a quello che poteva essere una rappresentazione del giardino. Ricordo che la tecnica pittorica degli egizi era sempre molto elementare e forse anche un po' approssimativa, non conoscevano la prospettiva. E l'immagine ci mostra come nella vasca centrale è attorniata, appiattiti, quindi praticamente a 180 gradi, quindi visti in modo frontale, le piante che contornavano appunto questo luogo lacustre che era appunto la vasca del giardino. Questo è un rarissimo esempio di pittura murale egizia che ci mostra come gli egizi intendevano il loro modello di giardino. E poi non possiamo dimenticare un altro esempio celebre che la storia ci tramanda dalle fonti antiche, i famosi giardini pensili di Babilonia. Quelle che mostriamo oggi sono delle immagini che tentano di ricostruire quale poteva essere, così da un punto di vista suggestivo, la forma di questi giardini pensili. Probabilmente erano, come dire, successivi gradoni piantumati con piante e fiori su quella che era una delle costruzioni più tipiche dell'architettura appunto assiro-babilonese sumera, il cosiddetto ziggurat, la piramide a gradoni che per quelle civiltà aveva funzione appunto di tempio e di torre osservazione astronomica, ma pare, dalle fonti che ci tramandano i testi antichi, che a Babilonia esistessero appunto anche un meraviglioso giardino pensile, con terrazze sovrapposte dove erano appunto presenti lussureggianti piante e fiori. Un'altra immagine, ma sono sempre disegni di ricostruzioni moderne, che ci indicano come potremmo immaginarci forse i famosi giardini pensili di Babilonia. Poco sappiamo dell'usanza del giardino domestico, del giardino privato nella civiltà greca, mentre qualcosa di più significativo possiamo dire per quanto riguarda invece la civiltà romana. Lo schema che scorre adesso nell'immagine ci mostra una tipologia classica della domus romana, ovviamente parliamo di famiglie patrizie, che avevano attorno al peristilio quello che era il fulcro dell'abitazione romana, ma nella parte estrema della dimora romana era sempre presente, chiuso ad uso privato della famiglia, un piccolo giardino. Un altro schema appunto che ci mostra uno spaccato di casa romana ci può far intendere ancora meglio quella che poteva essere la collocazione all'interno di un'abitazione privata dello spazio destinato al giardino nella civiltà dei romani. La foto che adesso scorre sul video ci mostra invece il peristilio della casa dei Vetti a Pompei, dove è appunto raccolto ancora oggi un piccolo giardino che allietava con le sue verdure, le sue fontanelle, i suoi giochi d'acqua, quella che era appunto la dimora patrizia nella famosa città romana di Pompei. Non abbiamo molte fonti scritte su quelle che poteva essere l'arte del giardino, l'arte topiaria, come è stata appunto definita nel mondo romano, ma sussistono, per fortuna, moltissimi esempi di affreschi murali. Le immagini ci mostrano appunto in questo momento la cosiddetta Casa di Livia, un reperto romano di un'abitazione romana del primo secolo d.C., dove sono sapientemente affrescate sulle pareti piante, piante da frutto e altri elementi vegetali che decoravano sicuramente le grandi ville, le grandi dimore romane. Quindi una sorgente pittorica, come anche in queste altre immagini, che ci può testimoniare come era previsto il giardino appunto nell'arte del giardinaggio nell'epoca nella civiltà romana. Erano presenti sicuramente piante arboree, piante floreali, decorazioni, piccoli muriccioli steccati che rappresentavano da un punto di vista figurativo quello che era il giusto complemento appunto delle dimore patrizie della civiltà romana.
forse l'unico esempio che potremmo ancora da un punto di vista archeologico documentare per quelli che sono i resti che ancora sopravvivono all'incuria del tempo, la famosa villa Adriana a Tivoli dell'imperatore Adriano. Qui vediamo appunto nell'immagine alcuni scorci di quelli che sono i giardini della villa Adriana per quello che ancora oggi è potuto sopravvivere al degrado appunto dei secoli. Un altro elemento abbastanza caratteristico, dovremmo ricordarlo, che durante tutta l'invasione, l'epoca delle invasioni barbariche, ci sarà poco spazio, poca attenzione per i grandi giardini, per i grandi parchi. Ci vorrà la grande stagione del monachesimo medievale, che saprà recuperare nel silenzio, nella pace, nella tranquillità dei chiostri, delle grandi abbazie, quello che può essere considerato il proseguimento da un punto di vista architettonico e topiario del giardino antico. Ecco allora che compariranno nelle grandi abbazie medievali, all'interno dei chiostri, di forme generalmente quadrangolari o al massimo rettangolari, delle aiuole, delle zone erbose che rappresentavano simbolicamente il tentativo di riprodurre l'antica presenza del giardino dell'Eden in quella che era una dimora di preghiera e di meditazione, come era appunto un chiostro abbaziale nell'epoca medievale. Qualche immagine ci può proprio mostrare qualche esempio superstite estremamente rari di qualche giardino medievale di ambiente appunto monacale. Era un ambiente molto semplice, generalmente di forme appunto quadrate o rettangolari, dove ha un inserto di siepi che disegnavano alcune geometriche aiuole, prevedevano sostanzialmente, generalmente appunto sempre un incrocio a croce, dove al centro del chiostro molto solitamente era presente un pozzo, immaginando quindi l'acqua della vita che sgorgava e che alimentava appunto la natura circostante. Un raro esempio che è stato possibile documentare con queste immagini di un giardino medievale superstite. Si trova esattamente di fianco alla grande cattedrale di Strasburgo e i monaci, con la loro sapienza, avevano organizzato a livello simbolico ma anche funzionale quello che era lo spazio del chiostro nel giardino appunto dell'abbazia. Normalmente erano previste 9 aiuole, quindi 3 per 3, sempre di forme rettangolari o quadrate, dividendo le piante contenute in queste aiuole secondo un preciso schema. 3 aiuole erano dedicate alle piante del gusto, le erbe officinali che venivano adoperate per i condimenti nelle cucine. 3 aiuole erano dedicate alle piante della salute, quelle che erano sostanzialmente le erbe officinali per curare le malattie nell'epoca medievale. I monaci furono dei grandi esperti di quella che era stata la farmacopea, l'unica forma di conoscenza farmaceutica con cui si poteva intervenire sui mali degli uomini. E il terzo gruppo di aiuole indicavano le piante della bellezza e della gloria, indicando appunto le piante che venivano adoperate per la decorazione di quello che erano i luoghi appunto dell'abbazia. Questa era la tipica tripartizione di quello che poteva essere un giardino medievale all'interno dei chiostri abbaziali. Un'altra immagine che ci mostra il tentativo in epoca moderna, ci troviamo realmente in quella che è il chiostro della chiesa di San Pietro a Carasco, dove in anni recenti è stato ripiantumato, secondo le indicazioni antiche, quello che poteva essere un antico giardino medievale. L'immagine ci mostra chiaramente come la struttura del giardino è ripartita secondo delle aiuole che rimandano a quel elemento precedente annunciato, quindi piante del gusto, piante della salute e piante della bellezza, che richiama quello che appunto era uno schema che i monaci nel Medioevo adoperarono per i loro giardini. È una serie di immagini che testimoniano come all'interno dei chiostri delle abbazie, tante sono le abbazie che ancora si conservano in Italia oggi, fossero sempre attrezzati con questo piccolo giardino appunto claustrale. Dipende da quelle che sono le dimensioni del chiostro, ma sempre troviamo questi spazi erbosi, questo pozzo sorgente dell'acqua della vita e poi anche diverse piante, a seconda di quelle che sono le zone dove appunto venivano realizzati. Il cipresso, piuttosto che il bosso, qualche volta anche il tasso barbasso, potevano essere le tipiche essenze con cui i monaci costruivano i loro giardini nei chiostri.
abbiamo visto prima Vezzolano piuttosto che Chiaravalle la Colomba, vediamo adesso Staffarda e altre chiostri appunto di abbazie italiane che conservano al loro interno un modesto ma significativo spazio destinato al giardino dei monaci. Vediamo ancora l'immagine di Staffarda, una famosa abbazia che è conservata nella pianura piemontese e attorno a quelli che sono appunto i porticati, i quadrilateri del chiostro, sempre il giardino che completa la parte centrale del chiostro stesso. Singolare questo ultimo affresco che chiude questo primo filmato sulla storia del giardino nell'antichità. Forse potete confrontare con un'immagine precedente, quella appunto dei giardini medievali delle abbazie, e invece in questo caso ne vediamo un giardino claustrale di mondo medievale riprodotto niente meno che su un affresco in una chiesa del nostro territorio. È un giardino chiamato anche orto concluso, quindi uno spazio chiuso ad uso esclusivo dei monaci. In questo caso la raffigurazione del dipinto mostra un orto concluso inteso come litania della Madonna. L'affresco che appunto scorre sull'immagine adesso si trova nella chiesa di Santa Maria Inziata a Cislago ed è considerato un'immagine simbolica delle litanie della Madonna, perché si pensava che la Vergine Maria sia stata in modo simbolico lo spazio riservato a Dio perché il Figlio di Dio potesse incarnarsi sulla terra. In questo modo chiudiamo questo primo percorso sul giardino antico.